Buonasera a tutti, l'Italia ha riaperto, il calcio ha ripreso ieri sera proprio qui all'Olimpico con la finale della Coppa Italia, anche il rugby è ormai pronto a ripartire, sono ripresi nel nostro sport ormai già da alcune settimane gli allenamenti e speriamo di poter tornare davvero presto, molto presto a rugby giocato. Una data già c'è, il 22 di agosto, è stata annunciata oggi da Guinness Pro 14 e coinciderà con il primo dei due derby italiani che chiuderanno la regular season del torneo che vede impegnate le Zebre Rugby Club e la Benetton Rugby, le nostre due franchigie. Saranno le prime partite del post-Covid-19 nel nostro continente, saranno le ultime uscite di un giocatore che ha scritto pagine importanti, fondamentali della storia del rugby italiano degli ultimi 15 anni, e che l'altro ieri ha annunciato il proprio ritiro dall'attività agonistica. Un atleta che ha sempre parlato poco, ha spesso rifiutato il ruolo di uomo copertina, ma qualche copertina l'ha fatta e più tardi magari andremo anche a vederla, ma ha sempre fatto in modo che per lui parlassero i numeri, parlasse il campo, parlasse il lavoro. Io ho avuto il privilegio di lavorare con lui a strettissimo contatto per 15-16 anni. Abbiamo vissuto assieme moltissimi momenti. Credo di aver visto tutte le sue 119 partite con la maglia azzurra. Alessandro Zanni, lasciatemelo dire, è a tutti gli effetti una leggenda del rugby italiano e internazionale e sono davvero felice a nome di tantissimi amici, sostenitori, compagni con cui ha condiviso questa sua incredibile carriera, di averlo questa sera nel nostro studio virtuale, flanker sino ai 34 anni, poi nelle ultime due stagioni, dopo una serie di infortuni, ha avuto anche la capacità di reinventarsi seconda linea, una longevità agonistica che ha pochissimi eguali. Prima di dargli il benvenuto, però, vorrei rivivere insieme a voi un momento fortemente simbolico della sua carriera. L'ingresso in campo all'Olimpico contro l'Inghilterra nel 2018 per il suo 100° cap, dopo 2 anni in cui una serie di infortuni lo avevano tenuto forzatamente lontano da quell'azzurro che ha difeso così tante volte. Regia, vediamo il video. Allora, buon rugby, oggi è un giorno speciale per Alessandro Zanni, ritorna in nazionale dopo 2 anni d'Italia, il traguardo dei 100 campi, raggiunge il club dei centurioni composto da Paris, Castro Giovanni, Bortolami, Bergamasco, Longicero e Troncon. È davvero un piacere rivederlo di nuovo in azzurro perché è quel tipo di giocatore che lascia parlare i fatti. Vittorio, l'uomo di ferro, 55 presenze consecutive in maglia azzurra, è stato bloccato dagli infortuni, ma adesso lo ritroviamo, Vittorio. Un ritorno importante quello di Alessandro Zanni. Non poteva assolutamente smettere su un infortunio, era di ferro, poi è passato veramente un vero e proprio calvario. Solidità mentale, grande grinta, guarda l'espressione, la determinazione. Mi viene ancora la pelle d'oca, Alessandro, lo ricordavamo in apertura, ha annunciato il proprio ritiro da rugby giocato l'altro ieri, ma adesso dalla casa dei suoi suoceri a Udine è nostro ospite per la settima puntata dei Fear Talk questa sera e non potevamo davvero non dedicare questa puntata alla sua straordinaria carriera. Ciao Alessandro. Ciao a tutti e ciao Andrea. Beh, senti Ale, io lo ammetto, dopo tanti anni passati assieme nei raduni della nazionale, parlare della fine della tua carriera mi impressiona tanto, quindi se impressiona me, immagino te. Eh sì, devo dire che impressiona anche me perché ho iniziato a giocare a rugby praticamente giovanissimo, ho 7 anni, nel lontano 1991, e mai avrei pensato di arrivare a questo punto, capito? Di prendere gli scarpini al chiodo e dire basta. È sempre un qualcosa che un giocatore vuole allontanare, però è un momento che purtroppo arriva per tutti ed è arrivato anche il mio. Quindi a malincuore bisogna fare delle scelte e le scelte vanno in una direzione differente dal campo da gioco.
Ci sono ancora queste due partite, no, di Pro 14 che normalmente tu vorresti disputare in agosto, quindi stai ancora facendo l'atleta. Sì, mi sto allenando a tempo pieno con la squadra, abbiamo ripreso a inizio maggio ad allenarci dopo il fermo del Covid, quindi abbiamo ripreso bene, devo dire che è stato un periodo molto intenso perché seppur a ranghi limitati, in gruppetti, in allenamento, abbiamo fatto un ottimo lavoro sotto il punto di vista della preparazione atletica. Adesso dovremmo ritornare al rugby giocato vero e proprio. E niente, il rugby ci è mancato tanto a me e a tutti i miei compagni e speriamo di poter finire bene questa stagione nelle ultime due partite di agosto. Senti, avremo modo poi di rispondere anche alle domande degli amici da casa nel corso della nostra diretta, ma prima, visto che si dice che chi gioca soprattutto nei ruoli che hai ricoperto te di botte in testa magari ne prende un po', vorrei testare la tua memoria. Tra l'altro, lo ricordiamo, ti stai laureando in scienze motorie, quindi no, la memoria manca, per studiare manca ancora un po', però la strada è quella, insomma, quindi la memoria dovrebbe servirti. Ecco, l'altro giorno preparando il comunicato, testa ne ho prese, sì, la carriera non solo in testa, però ecco, l'altro giorno preparando il comunicato del tuo ritiro sono andato a ripescarmi un po' di numeri, piccolo gioco, io dico dei numeri, tu dici o provi a dirmi se te lo ricordi a cosa si riferiscono, vediamo cosa ricordi di questa tua incredibile carriera. Numerone 342. Beh, le partite che ho giocato da professionista, insomma, sono qualcosa come 27.000 minuti più o meno, no, magari non intere, però un buon 22-23.000 minuti, quindi sì, una carriera, diciamo. Ho avuto la fortuna di poter giocare fin da subito, da quando ho fatto il mio passaggio a Calvisano. E poi ho avuto la fortuna anche di non avere grossi infortuni fino ai 30 anni, questo mi ha permesso di giocare in maniera continuativa per tanto tempo ed è stata secondo me anche una fortuna per la crescita del mio gioco, quindi da quel punto di vista sono stato fortunato. Poi gli infortuni ovviamente in una carriera di rugby capitano, bisogna saperli accettare, ripartire, e cercare di tornare più forti di prima e comunque superarli. 119. Vabbè, le presenze in nazionale azzurra, un numero sì importante, quando esordito mai avrei pensato di poter fare così tante partite, è stato un onore indossare la maglia azzurra, per me credo sia un onore per qualsiasi giocatore, che tu faccia un cap o ne faccia 100, ogni volta che metti quella maglietta ti trasmette delle emozioni, delle sensazioni incredibili. Ed è proprio vero che è il sogno di ogni rugbyista. 2005, beh, può essere l'esordio in nazionale o il passato. Abbiamo una foto dalla regia. Esatto. Cosa caratteristica, direi. Bocca aperta sempre, praticamente. Forse non ho neanche una foto in cui ho la bocca chiusa. Le abbiamo cercate, ma non le abbiamo trovate. Esatto, non ce ne sono. È stato un momento emozionante anche perché quella convocazione era inaspettata per me perché ero passato nell'estate dalla rugby Udine a Calvisano e quindi non mi aspettavo che Berbisia all'epoca mi chiamasse per i test di novembre perché c'erano giocatori più rodati nella mia stessa posizione, invece Pier aveva un progetto un po' di ringiovanire la squadra, di inserire nuovi giocatori. E quindi sono stato chiamato e sono stato messo in panchina la prima partita. Ricordo che la notte ho dormito pochissimo, praticamente avevo un'adrenalina addosso incredibile e quasi non ci credevo. Poi, sai, giocare con tanti campioni all'epoca che c'erano in squadra, che prima da allora avevi guardato solamente in televisione, è stato emozionante. Mi ricordo che all'inno quasi svenivo, è stato incredibile. Corsi e ricorsi perché Niccolò Cannone ha detto la stessa cosa del suo esordio con te pochi mesi fa al Sei Nazioni. Altro numero 58. 58 sono le presenze
che ho avuto la fortuna di fare consecutive nel periodo dal 2008 al 2014, quando mi sono infortunato al ginocchio. E anche questo è un numero che un po' mi sorprende, perché non è da tutti sicuramente anche giocare continuativamente così tanto senza subire degli infortuni, comunque, che magari ti possono anche leggeri, che ti possono tenere lontano dai campi da gioco per una, due, tre settimane, non è facile. Quel periodo, sai, ci sono tante variabili, allenamento, ma anche comunque la fortuna di stare sempre bene, di riuscire a recuperare sempre bene dopo le partite, e ho avuto la fortuna di non avere mai problemi. Ancora una, uno. Uno, il cap con i Barbarians, anche quella è un'emozione incredibile, perché anche quella è stata una convocazione un po' inaspettata. È un po' una partita particolare, perché abbiamo giocato a Twickenham contro l'Inghilterra nel 2013, e diciamo che quando sei selezionato con i Barbarians, la settimana di preparazione praticamente non ti alleni, è solamente un stare in gruppo, fare festa, bere, sì, ecco, conoscere con i giocatori che sono stati selezionati, e quindi fai praticamente due allenamenti in una settimana, cioè penso il sogno di ogni giocatore di rugby, credo, e poi giocare la partita. Ed è stato incredibile, perché c'era Twickenham, sì, pieno di maglie dell'Inghilterra, ma pieno tantissima gente con la maglia bianconera dei Babas, e mi ricordo che c'era tantissimo tifo anche per noi. Purtroppo la partita non andò bene, perché credo che perdemmo 40-13, adesso non mi ricordo male, cioè il punteggio fu abbastanza pesante, però sì, loro erano carichissimi, noi giocavamo ogni pallone, praticamente non esistevano il gioco al piede, e quindi fu una partita durissima, mi ricordo che giocai 80 minuti e alla fine ero praticamente stremato. Piccolo dietro le quinte, prima mi raccontavi che tu della tua carriera hai appeso tre maglie, la prima dell'esordio, quella dei Barbarians e quella dei 100 Caps. Comunque, bravo, eri abbastanza preparato, bene. Quella qui invece sono sicuro tu non fossi in alcun modo preparato, perché abbiamo fatto il possibile per tenertelo nascosto. È che, sapendo quanto poco ami parlare di te stesso, per questo Fear Talk, che normalmente è una chiacchierata tra me e un ospite, abbiamo deciso di fare un'eccezione e abbiamo invitato un po' di amici di vecchia data con cui hai condiviso la carriera. Quindi, quando parli di Alessandro Zanni, pensi a Leonardo Ghiraldini. Almeno io, dalla prima volta che vi ho incontrati, e possiamo anche ricordare quando, a Tabiano Terme con la Nazionale Under 21 nel 2004, vi ho sempre un po' considerato come i pappagallini verdi che infestano il Giulio Onesti, quell'acqua acetosa, no? Gli inseparabili. Quindi benvenuto a Leonardo di Ghiraldini. Ciao, grazie. Ecco. Grazie, mi fa piacere vedere che Ale si è preparato per questa sera. Non è l'unico, sappi che non è l'unico Leonardo, però Leo sicuramente è un po' il custode dei tuoi segreti, no? Quindi Leo, ti chiederei di svelarcene uno, domanda a cui nessuno si ha ancora dato risposta. Perché in tutte le foto di gioco Alessandro ha la bocca aperta? Beh, guarda, credo che nessuno lo sappia, anzi spero che lo riveli lui questa sera. Quello che posso dire è che non è così solo in campo, ma è sempre stato in tutti i momenti della vita quotidiana, anche negli allenamenti, dalla palestra, qualsiasi cosa, poi verso il fine carriera, condividendo anche la stanza e quindi tanti momenti fuori dal campo. Devo dire che anche solo allacciarsi le scarpe la mattina o mettersi i calzettoni per andare ad allenamento, utilizzava questa tecnica per, insomma, che, guarda, come si vede chiaramente, quindi anche nei momenti, poi anche alzarsi dal letto a volte la mattina era così. Infatti Massimo Pellegrini dice che un altro record di Ale è quello di aver ingoiato 189 mosche e 64 zanzare. Durante... quella è stata la sua forza. Ma secondo me è un riflesso incondizionato, cioè io quando sono sotto sforzo
apro la bocca praticamente. Mi succede, come ha detto Leo, dappertutto, cioè in campo, in palestra. Anche Luca Annunziata, che mi dicono essere un tuo amico di lungo corso, dice che anche quando giochi a basket... giocare a basket male, aggiungerei, quindi quando gioca a basket male. Male. Beh, bene, senti, Leo, dallo scherzo cerchiamo un po' più seri. Il ricordo migliore che hai vissuto in azzurro insieme ad Alessandro in queste, insomma, penso 100 partite assieme probabilmente le avete fatte. Guarda, di ricordi per fortuna ce ne sono tanti, tanti belli passati dentro e fuori dal campo. Uno che ricordo con grande emozione, con grande piacere, è stata la consegna della maglia del suo 100° cap, sia perché era da 2 anni che mi cavava l'anima, che era fuori per infortuni e non riuscivo più a gestirlo in nessun modo. Sai, era arrivato a un record incredibile di partite consecutive, era arrivato al numero 99 e da lì sono iniziate un po' di infortuni, un po' di problemi. E quella, insomma, è stato un momento importante. Sergio mi aveva proposto appunto la possibilità di consegnargli io quella maglia lì, tra l'altro me l'aveva detto proprio pochi secondi prima della consegna. E quindi io ovviamente ho accettato con grande piacere, è stato un onore, tra l'altro corrispondeva al mio 90° cap quella partita lì, quindi comunque traguardo importante per tutti, e per lui è stato, come ho visto prima, anche il passaggio diciamo di ruolo. Era la prima partita a livello internazionale che giocava seconda linea, e ripeto, è stato un momento importante, sia perché anche alle maglie tutti e due diamo un valore simbolico di rilievo, e poi appunto per tutto quello che aveva passato e per tutto quello che aveva passato, e si meritava di rientrare in campo, ed l'ha fatto in maniera egregia, e quindi insomma, ecco, quello è stato un momento particolarmente, particolarmente emozionante, particolarmente bello. E abbiamo un video di quella consegna della maglia dietro le quinte, senza audio per non violare troppo l'atmosfera dello spogliatoio, ma ce l'abbiamo. Regia. Abbiamo ovviamente tolto il discorso di Leo, non sarà stato niente di in particolare. No, posso dirti che ho la pelle d'oca ancora adesso. È stato un momento incredibile, perché uno, non mi aspettavo che mi consegnasse la maglia, soprattutto non mi aspettavo che la consegnasse Leo, e poi anche le parole che come amico... mi hanno toccato, avevo le lacrime praticamente, le ho trattenute, ho cercato di trattenerle, forse qualcuno si sarà anche accorto che in realtà non ci sono riuscito, ma è stato un momento emozionante e lo ricorderò per sempre. Grazie, allora grazie a Leonardo Ghiraldini per essere stato con noi, e insomma sicuramente se c'era qualcuno che non poteva mancare a questo saluto ad Alessandro, eri tu. Ci sarà modo anche per dei saluti un po' più formali non appena la situazione ce lo consentirà, perché lasciatemelo dire, ve lo siete meritato tutti entrambi, e anche altre persone che stanno per raggiungerci. Grazie Leo. Grazie a voi. Ciao. Ale, pettinati. Sì, infatti, ormai. Tra le cose che ad Alessandro Zanni sicuramente non piacciono, ci sono le giostre. E questo ci riporta indietro, Ale, di 9 anni. Sì. Preparazione al test premondiale contro il Giappone a Cesena. Sì. Non ricordo, forse era il giorno libero, ma andiamo in visita a Mirabilandia, tra le attrazioni c'è
l'ottovolante, un nuovo ottovolante, veniamo invitati a provarlo, ci facciamo avanti io, te, che ci pentiamo chiaramente, come si può vedere dalla foto, Luke McLean e Lorenzo Cittadini, che è qui con noi questa sera. Ciao Città. Ciao Alex, ciao Andrea. Allora, beh, Città, ricordaci un po', anzi, fai partire tu il video, perché c'è anche un video. Andiamo a Castro, Io devo dire che in questi giorni mi sono riguardato Città questo video almeno 20 volte, perché io tutto sommato a un certo punto inizio a divertirmi, invece Ale soffre per l'intera corsa. Va. Ti giuro, sono stati 2 minuti e mezzo, credo peggio, o tra i peggiori della mia vita. Io tra che soffro di vertigini, poi ti giuro quel momento lì è stato, volevo vomitare, ti giuro, sono stato malissimo. E poi c'era Città che mi prendeva per il culo. Infatti lascerei a Città ricordare rapidamente quella presa per il culo, poi parliamo anche d'altro. Ma no, no, sei già visto tutto. Poi mi ricordo bene quando eravamo sotto, noi che ridavamo, lui con la bottiglietta d'acqua che sudava, come sudava freddo, proprio quando non sta male, proprio con la faccia bianca, ma proprio messo male. Senti, scherzi a parte, Città, anche te e Alessandro avete attraversato insieme un periodo delle vostre vite sportive non molto lungo, tante battaglie in mischia sin dai tempi, insomma, dello scudetto che avevate conquistato con Calvisano. Non so se c'è un momento preciso che vuoi raccontare, o magari così concentrarti più su cosa abbia significato vivere insieme ad Alessandro un periodo così lungo delle vostre carriere, delle vostre vite. Ma no, magari un momento preciso adesso, siccome sono tanti quelli che magari vengono alla mente, non te ne direi uno preciso, perché comunque, come hai detto giustamente te, con Ale, con Leo, veramente abbiamo fatto una carriera molto lunga assieme. A Treviso pure vicini di casa eravamo, anzi ti ho dato l'appartamento perché l'avevo visto prima io il tuo, però c'è tutto. Però ne abbiamo passate veramente tante, ci sono tanti momenti sia sul campo sia fuori, quando c'erano le torte che Zanni era sempre, mi prendeva in giro a me, ma alla fine piaceva anche lui, tranne quando finivano in faccia, che c'è stato il periodo che a turno finivano in faccia le torte, non si capisce bene perché. E tanti aneddoti anche, vabbè, a parte anche il periodo di Calvisano, che si poteva trovare male, e anche Leo in orari improponibili in palestra la sera. Sugli aneddoti tra poco andremo veramente tanto indietro nella vostra storia, con un paio di ospiti che vedo già collegati. Quindi no, Città, anche a te grazie per essere stato con noi. Tra l'altro, il vostro ritiro, mi sembra di capire, vada anche questo di pari passo. Ma infatti stiamo organizzando qualcosa, perché c'è troppa gente che smette tutto assieme, bisogna fare qualcosa. Quindi lo faremo, e domani abbiamo qualcosa in serbo ovviamente anche per te, ma grazie di essere stato con noi, di aver contribuito grazie a questo. Ciao Andrea, ciao Ale, ci vediamo presto. Basta palestra, non esagerare. Il rischio dell'overtraining è sempre dietro l'angolo. Sì, non è un pericolo. Tutti, ciao Città ancora, grazie. Ciao. Ale, sicuramente è facile identificarti con la maglia azzurra numero 6. Più recentemente sei passato, lo ricordavamo prima, alla numero 4. Ma ecco, tra novembre 2009... e marzo 2010 di maglia ne hai presa un'altra, proditoriamente, la numero 8, perché Sergio Parisse era infortunato, ma questa sera Sergio è anche lui con noi. Ciao Sergio.
Ciao Ale, fai bene. Abbiamo una foto che ci ricorda certi equilibri, cioè chi comanda e chi fa. La possiamo vedere? Vediamo se Fabrizio... Questo è il suo desktop, ma qua ti sta... Cosa stavi dicendo, Sergio? Non lo so, guarda, sicuramente... Sicuramente qualcosa del gioco, perché vabbè, ovviamente come si vede in quella partita ero col crociato rotto e Ale ha fatto un partitone contro il Samoa, è una partita importante che tra l'altro che abbiamo vinto diciamo bene e niente, sai, quando uno è fuori campo quello che si fa è cercare di incitare, in quel caso lì per me ovviamente era importante stare vicino. Senti, Sergio, anche nel tuo caso davvero una vita in spogliatoio, in campo, fuori dal campo, insieme ad Alessandro, sin dalle nazionali giovanili. Sì. Tuo ritratto in due minuti, non è facile, lo so, della carriera di Alessandro. Non è facile, cercherò di riassumere, anche se non sono molto bravo a fare sintesi un po' di... Diciamo no, io e Ale abbiamo fatto Under 19 insieme, abbiamo fatto tante partite che sia in nazionale giovanile che anche in nazionale maggiore. Per me era quello che per me è stato sempre un pregio di Ale è stato sempre, lo è anche ora, anche oggi, il fatto di essere estremamente umile in tutto quello che faceva, estremamente rigoroso con tutto, con la preparazione, ovviamente a livello fisico non ne parlo neanche, perché sicuramente la sua crescita, e lo so perché ovviamente in Under 19 mi ricordo in camera era proprio magro, secco, degno del buon gusto. Abbiamo una foto di un mondiale Under 19, credo, in cui la secchezza di entrambi, devo dire, entrambi, si vede, regia, se ce la puoi mostrare. Mamma mia. Beh. Vorrei... Che secondo me eravamo tutti là cercando di tirare un po' i muscoli. Sì, di tirare un po' il muscolo che c'era, ma... No. Però... Devo dire, un Valerio Bernabò abbastanza fisicato. Bernabò era il cammellone, era bello tirato anche all'epoca. Sì, no, guarda, per tornare a rispondere alla tua domanda, la professionalità, Ale è sempre stato uno che ha lavorato sodo in tutto, che sia in palestra, che ovviamente credo che per tutti, in tutti questi anni è sempre stato un punto di riferimento per quanto riguarda la serietà, la determinazione, anche la costanza, diciamo, nell'allenamento, perché tante volte uno, sai, può allenarsi di più in un periodo piuttosto che un altro, e ero collegato prima, anche se non lo sapeva Ale, ma ho sentito ovviamente il discorso, il fatto che abbia giocato tante partite consecutivamente, sì, c'è la fortuna, ma c'è anche tantissima, ecco, è dovuto anche alla preparazione che Ale ha avuto da sempre. Poi niente, sul campo è cresciuto, mi ricordo fin da giovani, è cresciuto esponenzialmente a livello tecnico. Mi ricordo la partita che abbiamo vinto contro la Francia al Flaminio nel 2011, quando Andrea Massi fa una meta, c'è un'azione che si torna sulla parte chiusa e mi ricordo che Ale prende la palla, fa un frontino a Julien Bonner, che credo che sia ancora lì a Flaminio cercando di rialzarsi, e poi avanza facendo un offload su, credo, Tommy Benvenuti, se non sbaglio. Vabbè, un'azione dove credo che in quell'azione lì sia un po' la sintesi un po' delle qualità di Ale, un giocatore fisico che ha sempre, comunque, quasi sempre nell'impatto fisico in difesa, in attacco, vinto i suoi scontri, ma anche capace di giocare, quindi che devo dire. Se aggiungi la sua serietà, il fatto che comunque, a parte questa pettinatura imbarazzante che ha, è un bravo ragazzo, sicuramente è un esempio per tutti. C'è una foto che credo racchiuda 360-370 caps e 4 Coppe del Mondo a testa, 12 Coppe del Mondo, possiamo vederla? E 110 anni pure, non so. Beh, insomma, tre leggende del rugby italiano
in una foto, non è poco. Senti Sergio, grazie di essere stato con noi. Ricordiamo che tu hai ancora un anno con Tolone, l'hai annunciato pochi giorni fa. Speriamo, Sergio, che il 2021 sia un po' più tranquillo del 19-20, se no rischiamo di ritrovarci come nella foto che chiederei la regia di mandare. L'anno è il 2051. Proprio il web non perdona, proprio che no, no. Bellissimo. Grazie Sergio, grazie di essere stato. Ciao Ale, un abbraccio alla famiglia. Ciao Sergio, anche a te, ciao. Senti, Ale, ti abbiamo fatto un po' di sorprese, non abbiamo finito. Bene. Vediamo se riesci a indovinare, ma non lo indovini, chi è il prossimo ospite che si collegherà con noi. Un indizio piccolo. Ieri sera ha vinto la Coppa Italia. Ieri sera ha vinto la Coppa Italia. La sua città ieri sera ha festeggiato la Coppa Italia. Una persona che ha seguito tutta la carriera di Alessandro Zanni, veramente, dalle giovanili. Franco Ascione, direttore tecnico. Illuminato. Franco, benvenuto. Io credo questa sera non ti presento come direttore tecnico della FIR, ma come amico di Alessandro, persona che lo ha conosciuto, lo conosce bene, ha seguito tutti i suoi passi nel rugby azzurro, lo ha seguito da bordo campo. Se io dico Palermo under 17, io rispondo Riccardino Casasanta. Mediano di mischia della rugby Roma, come no? Prima ancora. Riccardino, ciao Ale, ciao Andrea. No. Palermo 2000, forse la prima Ale, under 16, che giocavi con gli under 17, sì, con contro il Galles, il tuo esordio con la maglia azzurra, come azzurrino. Un anno più piccolo c'era anche Valerio, c'era anche Andrea Marcato, tutti e tre più piccoli. Sì. E battiamo il Galles con un calcio di Riccardino, penso a 2 minuti dalla fine, da lontano, che batte sulla traversa e entra, e poi tanta gioia e tanta festa. Ma io ho avuto l'onore di lavorare con Ale in under 17, in under 18, a cui ci sono dei legati di ricordi personali, strettamente personali, e in under 21 posso solo dire averne di Ale. L'augurio è: Ale, questo non è la fine di un percorso, è un nuovo inizio, un inizio che ti deve portare a fare ancora, dare ancora un grosso contributo al mondo del rugby, e io spero solo che la tua etica e la tua professionalità, le tue competenze possano poi domani essere acquisite da tanti altri ragazzi di cui abbiamo bisogno oggi nel nostro percorso, ma non solo ragazzi nel rugby, ma persone, perché oltre a essere un grande giocatore, Ale è una grande persona. Sono d'accordo, Franco. Grazie di essere stato anche tu con noi per salutare Alessandro e rendere omaggio alla sua carriera. Okay. Ale, un abbraccio, forte. Grazie, prof. Ciao, ciao. Io penso, insomma, le testimonianze che abbiamo avuto sono così, il riconoscimento al tuo peso specifico per quello che hai fatto in campo, e per il ricordo che hai lasciato in tante persone. Non le abbiamo finite, ne abbiamo ancora qualcuna che vuole rendere omaggio alla tua carriera. Li metterei insieme in collegamento. Uno non ti è stato molto vicino perché era dall'altro lato, Mauro Bergamasco. Ciao Mauro. L'altro, se possiamo aggiungere Mauro allo stream, eccolo qua con la piccola. L'altro stava forse un po' con la testa vicina al tuo fondo schiena, Valerio Bernabò. Oh, il cammellone.
Secondo me, io terrei Mauro per le cose serie, Valerio, abbiamo perso Mauro. Purtroppo. Io farei il contrario perché ho paura di Valerio. Hai paura di che metto la camicia per te, voglio dire, che vuoi di più? So che hai paura di Valerio, quindi Mauro, che tra l'altro vedo giustamente impegnato con la prole. Tutte domestiche. Io dico Alessandro Zanni, tu a quale momento pensi, Mauro? E dico, leggendo così le notizie, i giornali di questi momenti, mi sono un po' ricordato quando lei è arrivato al primo raduno con la maglia azzurra e ascoltando anche le parole di Sergio, di Franco, di Città, mi ricordo ragazzo comunque timido, taciturno, ma non ha mai avuto una gran parlantina, devo dire la verità, ma estremamente curioso, e quello è poi quello che gli ha fatto fare la differenza poi nella sua carriera. Quindi stiamo parlando di giocatori e di persone, al di là degli atleti da rugby, persone che comunque hanno contribuito a fare di questo sport qualcosa che le persone hanno accolto come la normalità nella loro vita, e che non è da poco, fare del rugby qualcosa che sia normale nella propria vita non è così scontato in qualche maniera. E quindi Ale è una di quelle persone che col suo carisma, comunque sempre con umiltà, è riuscito a fare. E poi al di là dell'umiltà e del carisma, così insomma, in campo averlo o non averlo faceva la differenza, al di là di tutto. Grazie, anche grazie. Lei è contenta. Grazie Mauro. Valerio, facci fare un altro salto indietro nel tempo. Insomma, prima con Franco e Tone abbiamo parlato del mondiale under 19. In quel mondiale under 19 avete battuto l'Irlanda, ma soprattutto, parliamo prima della partita, poi smentiamo un falso storico. Beh, sì, diciamo, uno dei ricordi a quali sicuramente siamo più legati. Nazionale under 19, un mondiale in casa, e una partita con l'Irlanda a Monigo, una squadra fantastica, con i quali ancora ci sentiamo. Tra i vari seconde linee, Bernabò Rubini, Fabio Staibano a pilone, Ludovico Nitoglia all'ala, Sergio. Abbiamo una foto, regia. Abbiamo una foto di quella squadra. Mauro era già vecchietto ormai, però in questa foto ci sono delle figure notevoli, no? In alto, Pelati, Parisse, Bernabò e Zanni. Capitano Mirko Bergamasco tra Carlo Orlandi e Andrea Cabinato, dietro Mirko Bergamasco, chef di Gio. Ebbene sì, compagno di reparto in seconda linea. Sì. Io e Ale, ovviamente, Pelati, perché eravamo i più giovani del gruppo, quella diciamo era la nazionale under 19, classe 83, e di Alessandro eravamo, diciamo, credo gli unici 284, e, sì. E insomma... Vale, potresti leggere capelli per capelli la domanda che fa Davide Giazzon, che ovviamente salutiamo. Sì, chiede il Giazz, se ti sta lasciando i capelli lunghi perché devi tappare qualche buco. Devo tappare molti buchi. Magari questi ultimi due anni in seconda linea hanno dato una mano a farci perdere qualche ciuffo. Mi hanno ammazzato da quel punto di vista, però un po' l'invidia di Giazz che li ha persi a 13 anni... Ma ci sentire, però, perché... e non in mischia. Vedi, c'è stato un momento, no, in cui direi 2006-2007 di copertine Mauro Bergamasco ne ha fatte parecchie, insomma ricordo Sport Week, insomma avevo ancora un buon profilo. Infatti qualcuno diceva il naso ha preso una piega maggiore, no, è sempre uguale. È che sono dimagrito, quindi vedete un po' più scarno, così il naso sembra più storto. Però ecco, diciamo che a scapito delle sue 119 partite, una cosa che è sempre stata, no, un po' rimproverata ad Alessandro è quella di non essere stato un uomo copertina, giusto Mauro? Vale, sì, assolutamente, molto riservato, molto timido, però una copertina Alessandro l'ha fatta. Questa vale tutte le copertine, e noi l'abbiamo ritrovata. Una che le vale tutte.
quante cose si possono fare con Photoshop, vedi? Quante cose si possono fare con le chiavi della palestra? Questo vuol dire con le chiavi del garage, perché non c'ha neanche bisogno di andare in palestra, Ale, perché sappiamo tutti che se l'è allestita nel suo garage di casa. Tu in compenso, tu e la palestra, tu non sei stato molto con Zanni in palestra? No, io trovavo sempre chiuso. No, non è vero, smentisco io, perché Vale è sempre stato uno che si è allenato sempre bene, quindi non è assolutamente vero. I giocatori comunque che sono arrivati a Calvisano, Valerio è arrivato un anno prima di me, ma è stato un po' incentivato anche da Johnny Sanguina all'epoca. Ci ha fatto un po' ammalare lui del lavoro in palestra, quindi tutti quanti lavoravano duro e hanno sempre lavorato duro nel futuro. Ale, io ricordo proprio con Fabrizio, il nostro regista, una tua intervista sul fine carriera di Mauro nel 2015, quando eravamo in Inghilterra per la Coppa del Mondo. Ovviamente non abbiamo avuto modo di registrare la nuova puntata, quindi io chiederei a Mauro, come ho fatto con Sergio, un ricordo in due minuti della carriera di Alessandro Zanni. Guarda, se vogliamo un po' parlare di fine carriera, visto che parlai del 2015, a parte ci ricordiamo il Toto scommesse sulla formazione che si era andata in campo con la Romania, ma poi ci siamo trovati davanti a un tè e c'era il buon Alberto Calabrò, non so se fosse anche tu, forse mi sa Andrea, quella sera facciamo il Toto scommesse di qual era la formazione per l'ultima partita. Ma al di là di questa, quello che ho sempre così apprezzato e poi osservato e notato di Alessandro, ovviamente nella carriera di un atleta ci sono sempre momenti molto alti e momenti in cui ovviamente sei obbligato a piegarti anche a situazioni diverse che quindi magari non sono così affini a quella che è la tua volontà, quindi di essere sempre sull'onda così. Però sul numero delle sue 119 partite, e poi penso che abbiamo anche un record di tante partite, diciamo, consecutive, tra le altre cose, quindi non è una cosa da poco, perché è una diciamo, al di là del fatto di averne fatte tante in un periodo più o meno lungo, ma averne fatte tante di seguito, una in seguito all'altra, è un altro indice della cura come atleta della propria persona, ma anche del rispetto di se stessi e del sport, e quindi dei compagni di squadra, perché al di là del fatto che ha fatto tante partite insieme, ma ha dato sempre il suo contributo e il suo supporto ai suoi compagni di squadra. Di Ale ci sono tanti ricordi, perché in campo abbiamo fatto un sacco di battaglie, però giocando 6 e 7 ci si trovava spesso nel confrontarsi anche in quello che poteva accadere. Io non sono mai stato un grande tecnico nel guardare, anzi preferivo quasi non guardare chi avevo di fronte, forse i nomi, ma poi cercavo di essere abbastanza in adattamento. Ale invece era uno molto puntuale, che aveva sempre voglia di trovare quella che era la caratteristica che poteva fare la differenza, e questo è una delle cose che io ricordo con maggiore attenzione, oltre che con affetto, perché insomma con Ale l'altro giorno qualche volta che voleva menarmi, ma poi il resto va bene. Credo di aver letto, Vale, un'intervista che Alessandro ha fatto col Messaggero Veneto, in cui diceva: per la maglia azzurra avrei giocato in qualunque ruolo, anche mediano di Mischia. Forse Mauro... No, non è per tutti, non è per tutti. non c'è nessun riferimento, è che mi hanno chiesto, perché del mio passaggio a seconda linea verso il fine carriera, come mai questo passaggio e come mi sono trovato. Sinceramente credo che un giocatore, pur di scendere in campo, faccia qualsiasi tipo di sacrificio, come è successo anche ai miei compagni, anche Mauro in passato, e credo che dia tutto per la maglia. Alla fine forse si sintetizza tutto nel poter scendere in campo e poter giocare la partita, ecco. Vediamo come si sintetizza poter scendere in campo a 36 anni. Regia, per favore. E quella permettimi. Dimmi, scusami, ma qua è quando Ale, qua è quando hai capito che forse non ce la facevo più. No, ti giuro, non riuscivo a muovermi, avevo un dolore pazzesco sul costato e non avrei mai potuto giocare la partita.
a malincuore, e soprattutto il momento in cui te ne accorgi che praticamente a ridosso dell'inizio della partita è proprio brutto, perché sei lì per iniziare a giocare, hai preparato tutta la settimana e poi non poter scendere in campo è proprio un qualcosa che non ti va giù. Infatti ero molto, c'era molta disperazione, soprattutto nei momenti successivi, anche perché poi ho dovuto seguire la partita da dentro spogliatoio, neanche dal campo, e sono dovuto stare sdraiato per i primi 40 minuti. Vale, una cosa che si può raccontare divertente ma raccontabile, per favore. Ale, allora, Ale, non tutti sanno che Alessandro Zanni è un gran cantante. Porco Dio. Nel suo periodo di Calvisano si era comprato questo gioco alla PlayStation, come si chiama? Team Star, qualcosa del genere. Sì. E praticamente sopra abitava un giocatore straniero, Piero Sidoli, gallese, che ci ha deliziato con questo video di Alessandro Zanni che da dietro la porta è riuscito a beccarlo mentre cantava con quella santa donna di sua moglie, forse Tiziano Ferro. Sei molto forte con Tiziano Ferro, se non secondo me era Vasco Rossi. Vasco, no? Rossi addirittura. Ti chiederei di cantare, ma non ti voglio così male, perché non voglio rompere i timpani a chi ti piace, ma mi ricordo anche perché il giorno dopo, nei giorni successivi, la fece ascoltare praticamente a tutti, o la mise nel gruppo, adesso non mi ricordo. Sì, in un'epoca in cui ancora non esistevano i social, WhatsApp, quindi è stata una cosa fantastica. Ha salvato, l'arrivo di Facebook, Instagram, diciamo nella maturità agonistica vostra, ha salvato tante, cioè, il mio lavoro sicuramente. Sì. Diciamo che tante cose non sono state archiviate, quindi sono sparite, più è meglio. Non ho pensato a invitare, e me ne sto pentendo, una persona che avrebbe potuto dare un grande contributo, ma lo salutiamo, Gonzalo Canale, e credo che avrebbe potuto contribuire efficacemente anche lui, ma grazie a Mauro e grazie a Valerio per essere stati con noi questa sera. Grazie Ale. E Ale, in bocca al lupo per il seguito. Grazie sia Mauro che Vale, un grande abbraccio e ci vediamo presto. In bocca al lupo. Crepi. Ciao crepi. A tutti. Ci sono tanti messaggi da casa e più che domande, tutti credo testimonino, Ale, molto, molto bene il tuo lascito, e la tua serietà, la tua professionalità. Abbiamo scherzato, abbiamo ripercorso la tua carriera, magari ti abbiamo preso pure un po' in giro, però credo che chiunque sia stato nostro ospite stasera, scusami, mi commuovo pure io adesso, abbia dimostrato tanto affetto nei tuoi confronti e tanto rispetto per quello che hai fatto sul campo. Però ecco, credo di non sbagliare se dico che in ogni momento, al di là dei compagni che inevitabilmente passano, al di là degli allenatori che si succedono, tu abbia sempre avuto una grande fortuna, quella di contare su una tifosa speciale, che poi sono diventate due e poi sono diventate tre, che ti hanno seguito, sostenuto nelle tue partite, a cui magari farà strano non venire più a vederti sul campo, ma che continueranno a sostenerti anche e forse di più negli anni a venire, nelle nuove sfide che ti attendono. Quindi Francesca, Greta, Giada, benvenute. Ciao. Questa è la famiglia di Alessandro Zanni, l'abbiamo viste in campo, regia, tante volte anche. Questo è un momento forse un po' agrodolce, no Ale? La tua famiglia sul campo dopo una sconfitta difficile contro la Francia nelle Sei Nazioni 2019, ma io ricordo Francesca ai mondiali in Nuova Zelanda nel 2011, ho visto Greta appena nata. Beh, vorrei sentire Francesca. Allora,
volevo confermarti la canzone in cui mi ha stracciato a Sing Star a Calvisano, ed era Di Sere Nere di Tiziano Ferro. Quindi ti ha conquistato, tra l'altro Tiziano Ferro, grande appassionato della nostra nazionale, quindi ti ha conquistato con Tiziano Ferro? Già. Wow, cioè stasera proprio... è veramente forte. Grande dietro le quinte. E beh, Francesca, prenditi cura del nostro Alessandro a questo punto, insieme alle vostre bellissime bambine. E... oh, voleva dire una cosa al papà, Giada vuole già scappare. Beh, Greta... sono orgogliosa di avere te come papà. Grazie. E noi siamo... seguirlo per il mondo, vero? Ma perché devi smettere? Greta, noi penso tutte le persone che questa sera sono collegate sono orgogliose di aver potuto fare il tifo per il tuo papà in questi anni. E nel mio piccolo posso dire che sicuramente è stato... un privilegio, Alessandro lo sa, lavorare insieme da quando eravamo ragazzi, quindi siamo cresciuti tutti assieme. Ti lascio andare a cena con la tua famiglia. Altro di questa sera, quindi non finisce, comincia Alessandro Zanni, a nome veramente di tutte le persone collegate. Complimenti per la tua carriera, in bocca al lupo per il futuro, buona cena con la tua famiglia, a tutti gli amici che ci hanno seguito da casa, buon rugby, sta per ripartire. Ciao, grazie a tutti e un grande abbraccio a tutti quanti i tifosi che ci hanno seguito in tutti questi anni, la nazionale con Treviso, e ci vediamo sugli spalti per vedere insieme le partite e sperare di assistere a un grande spettacolo. Un grande abbraccio a tutti, Andrea grazie mille, e ci vediamo presto e niente, ringrazio tutti ancora. Buona serata. Ciao. Ciao, amore. Ciao, nana.